Balcony TV. Balcony TV Messina, oggi con Bob Korn, benvenuto. Grazie, ciao. E cosa ci suoni? Cold and Gold si chiama. Bene, buon divertimento. My breath is deep and slow, and I lay down. My heart beats so fast, and I can't think. Where is your smile? Where is your hand? Where is the goal? Where is the goal? Me a blanket, I'm cold. Give me your heart, I'm cold. Give me your gold, 'cause I'm cold. Take me home. Grazie mille Bob. Prego. E ci hai regalato questo pezzo che in realtà è un pezzo del tuo primo disco. Non era proprio il primo, ma sarebbe il terzo, è un disco che della produzione, sì, è un disco che si chiama non è l'ultimo. No, ne ho fatti 6 di dischi, quello okay. Lì è in terza posizione. Ok. Sì. E ti posso dire perché hai scelto proprio questa canzone? Perché insomma, devo dire la verità, un po' che non la facevo, adesso pensando a quale mentre l'ho attaccata mi è venuta voglia. Bene, ok, noi siamo contenti di questo. Poi anche una canzone che apriva un disco e sì, è stato insomma, ho aperto tantissimi concerti con questa qua. Okay, perciò insomma mi sembrava che potesse andare bene per questa situazione. Bene, no, infatti sì, ti posso dire che da dietro ci stava proprio a pennello. Che questa comunque poi è anche la tua dimensione, cioè se non sbaglio i tuoi dischi sono così. Allora, i concerti sono tutti fatti chitarra e voce, okay. Nei dischi tendo a mettere qualche altra cosa, ma mai una band piena, okay. Cioè, mai però c'è uno strumento o due qua, cori, okay. Altre chitarre, un piano, un violino, una tromba e un po' di percussioni così, okay. Però non c'è mai il suono di una band, okay. Al momento e per appunto, quindi comunque non è una è una scelta più stilistica, oppure per esempio questa cosa dei concerti se che lo fai oppure proprio perché dici meglio star da solo. No, guarda, no, mi piace tanto stare in compagnia, certo. Ma andare in giro a suonare da solo non mi dispiace proprio, okay. Cioè,
decido io, faccio io, non litigo con nessuno se non con me, uh-huh. E comunque mi dà comunque l'opportunità di conoscere tanta gente lo stesso. Bene. Sì, poi io non sono non so suonare, cioè nel senso non so suonare con altri. Se gli altri suonano con me, va bene. Ok. Però bisogna anche avere, perciò bisogna trovare della gente che sia disposta a venire a suonare quello che voglio io e come voglio io, che non è neanche così. Giusto, che non è neanche così semplice. Giusto, perfetto. E invece riguardo al tuo ultimo disco, si intitola? Fammici pensare, sì. Si chiama. Cioè, volevo dire il titolo di quello di prima e non mi veniva. Si chiama Songs to the Wind, questo. Ok. Bene. Che era nato come. Cioè, lo volevo chiamare. Marching to the Wind, cioè andare verso il vento, però dopo so che tutti l'avrebbero, qui specie qui in Italia l'avrebbero chiamato Marching, e allora ho cambiato idea. È giusto, non mi piaceva. Sono cose da tenere in considerazione. Songs to the Wind e via giusto. Così. Ok, ecco. quanti brani sono? Sono 7 pezzi, cioè ecco, di dischi come li chiamano full length, proprio lunghi, con 10 canzoni, ho fatto solamente... quello con la mia faccia. Ok, d'accordo. Okay. Oh, la memoria è così. E poi gli altri ne ho fatti 4 con 7 canzoni, che sono una mezza via fra un EP e un altro con 6. Comunque tra i 20 e i 25 minuti di musica, quello più lungo 30 minuti. Poi ho fatto altri 3 split in 7 pollici con un mio amico che si chiama Larry S, americano di Portland. Portland, Oregon, mi piace dire Portland, Oregon. E poi con questa ragazza che si chiama Annie Lewandowski, che quando suona si chiama Power Dove. E poi uno split con i Movie Star Junkies di Torino. Ok. Questa è la mia. Ah, e ho fatto un altro disco che si chiama Fields of Corn, è fatto con un ragazzo di vicino a Milano che si chiama Matteo Geri. Okay. Ed è un disco registrato con microfoni binaurali. È fatto in paese da me, ci sono alcune canzoni che io suono in campagna, poi registrazioni dal panettiere, al bar, a casa dai miei mentre mangiamo, è un po' come un piccolo documento di quello che succede lì nel mio paese, con io che suono un po', è una cosa un po' particolare, a me è piaciuto anche molto questa unione fra lui, tutto tecnologico, e io invece così che suonavo nudo in campagna, e mi è piaciuta molto sta cosa e devo dire che è uscita abbastanza... bene, siamo molto contenti. Bene. E tutta questa roba dove si trova su internet? O allora, più o meno? Allora, cercando Bob Korn non ho un po'. Cioè, perché sono anche, ho anche un'etichetta su cui, fra l'altro, escono tutti i miei dischi così. L'etichetta si chiama Full Tribe, F-O-O-L Tribe, non full come questo, d'accordo. E non full pieno. .com. E lì, tipo, sono 5 anni che non lo aggiorno, però lì ogni tanto qualcosa c'è. Buono. Ecco, insomma, una roba del genere. Ieri mattina ho pagato il sito, sono andato in posta, perciò c'è ancora. Ok, quindi diciamo il dominio c'è. Però insomma non garantisci le news, no, però il dominio c'è. Però Bob Korn in rete devo dire che volente, insomma, anche è molto presente. Tipo anche su Facebook ci sono, ma non sono io, non so chi lo faccia. Bene, d'accordo. Perciò, d'accordo. Ci sono. Full bra, quindi comunque allora per come contatto Full Tribe. Sì. D'accordo. E lì anche se uno vuole andare in contatto con me, nel sito c'è anche l'indirizzo mail, le cose. C'è anche e lì il sono io. Ancora. Io ho visto un MySpace. Che non, anche quello non ho mica fatto io. Cioè, ok, d'accordo. Non ho mica fatto io. Va bene, d'accordo. Ecco. Buona sapersi. Sì. Ok. Almeno io non. Ma tipo di Bob Korn, un MySpace di Bob Korn? Mi pare di sì, mi pare che ci sia. Io non l'ho fatto. Va bene, d'accordo. Okay. No, va bene. Sì. Okay. Ti ringrazio per essere stato con noi. A voi. Davvero, è stato davvero un piacere. Grazie. Io ringrazio tutti voi che avete seguito questa intervista e vi do appuntamento al prossimo Balconi TV Messina. Balconi TV.